Buongiorno ragazzi, bentornati al canale, come sempre giù di Muscola Vita. Sono le 6 di mattina, inizio il vlog già in strada, sto andando in palestra. Mi sento rotto, ma no excuses, nessuna scusa ragazzi. Se volete qualcosa andatevela a prendere. Io sono carico, vado in palestra, oggi giornata parte superiore del corpo, ipertrofia. Non vedo l'ora, ci vediamo dopo ragazzi, ciao ciao. E ragazzi, riprendiamo dunque con un commentary. Da un po' che non lo faceva, mi andava di farlo. Oggi quindi una giornata upper hypertrophy in cui praticamente prediligo le ripetizioni nel range, nell'intervallo di ipertrofia. Ovviamente prima di iniziare l'allenamento mi riscaldo sempre e faccio diciamo una ventina di flessioni, faccio un po' di mobilità, un po' di stretching più attivo che statico, perché lo stretching statico, se lo tenete più di 10 secondi, è stato provato dalla scienza che potrebbe in realtà diminuire la potenza e la vostra forza durante appunto gli esercizi. Dopo questo recupero passo a fare il primo esercizio, che è questo, come vedete qui, posed dumbbell bench press, ovvero appunto come vedete è sulla panca inclinata a 30 gradi e sto facendo con un carico che mi permette di eseguire dalle 8 alle 12 ripetizioni con 2 minuti di pausa tra set. Faccio 3 diversi set. Praticamente come faccio a progredire su questo movimento? Ogni volta, per ogni set che colpisco il numero indicato, ovvero che colpisco le 12 ripetizioni, la volta dopo, nella prossima sessione, aumenterò il carico. In questo modo è quasi sicuro che riesco a continuare a fare progressi, perché mi spingo ogni volta ad aumentare il carico. Praticamente, ovviamente, se avete fatto 12 ripetizioni con, metti, 30 kg, la volta dopo magari aumentate a 32 kg a manubrio e per forza di cose magari scenderete a dover fare 8 ripetizioni per la serie. Ma piano piano fate 8, la sessione dopo ne fate 9, 10, una volta che tornate alle 12 ripetizioni potete di nuovo aumentare il carico. Questo è il modo più facile, più semplice e veramente più effective, più efficiente per aumentare la vostra forza e dunque aumentare la vostra massa muscolare. E mi raccomando, quando fate questo esercizio ricordatevi bene di spingere con il petto, non caricate troppo. Oggi la giornata di ipertrofia è la giornata in cui veramente devi sentire la forma e devi sentire il muscolo che lavora con la forma perfetta. Secondo movimento della giornata, un movimento per il gruppo muscolare antagonista, ovvero appunto il one arm dumbbell row, mi sa che si chiama tirata lento indietro in italiano. Come vedete qua faccio un manubrio alla volta, un braccio alla volta e veramente mantengo una posizione abbastanza dritta con la schiena, non uso il momentum e mi immagino che sto tirando su col gomito, quindi non tirate, se volete attivare al massimo i vostri lats, non tirate con il polso, con la mano, non tirate con la mano, ma tirate con veramente il gomito. Immaginatevi il gomito deve arrivare a toccare le stelle, quindi mi raccomando, qua come vedete vi costruisce veramente una schiena assurda se fate questo movimento bene e se lo combinate con le trazioni alla sbarra con un peso aggiunto. Veramente questi due movimenti, quindi una trazione verticale e una trazione orizzontale, è l'unica cosa che vi serve per costruire una schiena possente, che io penso veramente sia uno dei miei punti deboli del mio fisico, e io l'ho allenata solo in questo modo, senza dover fare drop set o altro, ma veramente concentratevi a progredire sui movimenti. Una tirata orizzontale e una tirata verticale. Non vi faccio vedere tutti gli esercizi e tutte le serie, che sennò sarebbe un pochino troppo, ma come secondo movimento per il petto, come vedete qui, faccio le cable flies, quindi i flies al cavo, ai cavi, e veramente qui ragazzi, anche qui non sto tirando con le mani, bensì veramente il movimento deve iniziare dal petto. Con questi esercizi di isolamento non volete caricare tanto, volete veramente andare leggerissimi, non vi preoccupate, anche Christian Guzman usa un peso leggerissimo per questo movimento e dovete pensare veramente a tirare e a squeeze, quindi a veramente utilizzare i pettorali per muovere quei cavi. Poi alla fine ovviamente quando non ce la fate più potete usare un po' più di momentum, vi potete più o meno piegare un pochino in avanti, ma soprattutto all'inizio del movimento, della serie, la prima serie, i primi rep, mi raccomando, tirate con il petto.
spingete in fuori col petto, petto in fuori e non tirate con le mani, ma iniziate il movimento dal petto. Secondo invece movimento per la schiena, come vedete anche qui antagonista, anche ai cavi, tutto quello che vi vedete fare ai cavi, faccio 3 serie da 15 ripetizioni con 2 minuti di pausa. Quindi giornata di ipertrofia, 2 minuti di recupero tra ogni serie, tra ogni movimento, quindi è una cosa abbastanza veloce. In teoria c'è tanta gente che predilige magari solamente i tempi di recupero anche solo di 1 minuto, ma la scienza ha fatto vedere che è meglio prendere minimo 2 minuti di recupero per riuscire a fare più ripetizioni. E alla fine, ragazzi, se volete aumentare la massa muscolare, è tutto una formula. Dovete rispettare ripetizioni, volume, frequenza, eccetera, eccetera. Quindi il maggior numero di ripetizioni e di carico che riuscite a sollevare, i maggiori saranno i vostri gains. Concludo il tutto con questo movimento che non faccio quasi mai, però in questo allenamento avevo deciso di cambiare un po' il tutto, e è proprio un movimento per i bicipiti, per isolare bene sia il bicipite lungo che quello corto. E come vedete qui, io vedo veramente tanta gente che fa questo movimento in modo totalmente sbagliato. Come vedete, il mio gomito è immobile. Il movimento inizia e finisce col bicipite. Dovete Se volete veramente colpire il bicipite, non utilizzate un carico alto, ma utilizzate un carico in cui potete fare questo esercizio con una forma perfetta, gomito immobile, tirate su col bicipite. Vedo troppa gente che dondola in avanti e indietro, tira su con tutto, spalle, petto, schiena, e sinceramente lo facevo anch'io così, prima di imparare veramente la forma corretta, che è quella dove il gomito è immobile e colpisci, vai a colpire direttamente il bicipite. E da quando faccio questi curl molto strict, ho notato dei grandissimi, grandissimi miglioramenti. Ragazzi, io ho appena finito la palestra, devo dire che è andata veramente una bomba e cazzo, ce l'ho messa tutta, quindi anche voi ragazzi spaccate in palestra. In questo momento sto andando a lavoro, ci vediamo là. 8 hours later. Ragazzi, io sono appena tornato a casa, guarda, nemmeno mi tolgo la giacca e già inizio a vloggare. Veramente volevo, non lo so, darvi un update. Oggi giornata lavorativa è stata veramente abbastanza lenta, però ragazzi, mi raccomando, se avete delle giornate lente, prendetele per veramente recuperare al massimo, riprendere tutta la forza mentale, eccetera, eccetera, eccetera. Vi aiuterà a lungo termine con la motivazione. Io di solito sto sempre a mille, mi sveglio alle 6 di mattina, vado in palestra, vado al lavoro, lavoro 8 ore, torno a casa, devo fare altre cose, vita personale, eccetera, eccetera. Sto sempre a mille, però veramente nei giorni in cui magari va tutto un po' più lento, non ho così tanta roba da fare, veramente prendo il tempo per me per farmi un piano d'azione per i prossimi giorni. Così che so già che cosa voglio fare, mi rilasso un attimino mentalmente, magari ascoltando un po' di musica, recupero un po' le forze che veramente dopo questi allenamenti, questa settimana, e soprattutto che sto a dieta e sto scendendo rapidamente di peso, cazzo, mi fanno male tutti i muscoli, c'è un male. Ah. Quindi diciamo che è andata bene perché era lento lavoro, non ho avuto troppo da fare, mi sono riposato mentalmente e anche fisicamente vi farò vedere che cosa faccio per riposarmi fisicamente, ma ve ne parlerò nella prossima clip. Ragazzi, allora eccoci qua. Volevo riprendere il discorso dove avevo lasciato prima, ovvero che durante la giornata, se avete delle giornate abbastanza più tranquille, un po' più lente, vi potete riposare un po' mentalmente per ritornare a dare il massimo magari nelle prossime giornate. Fisicamente, però, che cos'è che potete fare? E questo voglio ringraziare Lorenzo che mi ha dato lo spunto per fare appunto questo video. Mi aveva chiesto, mi aveva detto che si stava sentendo bello rotto, anche lui stava a dieta, sta seguendo una dieta abbastanza tosta. Gli allenamenti sono tosti, lui sta dando il massimo, fa anche un po' di HIIT, quindi fa del cardio a intensità alta, quindi scatti a intervalli, eccetera, eccetera. E mi ha detto che in quest'ultimo periodo, soprattutto questi ultimi giorni, stava sentendo veramente, veramente abbastanza, diciamo, sfinito, senza più energie, gli facevano male tutti i muscoli, doloroso, eccetera, eccetera. E ci sono veramente, io direi, un paio di cose importanti che puoi fare anche tu se sei in questa situazione. Allora, prima di tutto, aspettate che mi alzo un attimo, prima di tutto, focus, c'è una strana luce. Allora, prima di tutto è di prendersi un deload week, quindi se voi vi sentite che state
Veramente morti, state sfiniti. Vi siete allenati in modo costante e intenso per almeno 6-7 settimane? Quindi se voi per 6-7 settimane consecutive avete seguito il vostro programma, la vostra scheda, vi siete allenati in modo intenso, allora io consiglio di fare un deload week. Il deload week è una settimana in cui diminuisci il volume totale che fai e il peso, quindi il carico che sollevi, fai tutti gli stessi allenamenti che dovevi fare, quindi segui esattamente la tua scheda, ma riduci il volume del 50%. E in più riduci il carico che sollevi anche lì del 50 o del 70%, e questo lo fai per una settimana intera. In questo modo lasci veramente al tuo sistema centrale nervoso di recuperare, lo lasci un attimino in pace. Comunque andrai in palestra, magari non farai tanti gains in termini di muscoli in quella settimana, però servirà veramente al tuo fisico per riprendersi, al tuo sistema centrale nervoso per recuperare il tutto, per anche i tuoi legamenti, i tuoi muscoli, eccetera, eccetera, per veramente quella pausa che gli servirà poi in futuro per ritornare a spingere, ritornare a caricare pesantemente. Quindi, questa è la mia prima raccomandazione. Ogni 6 a 8 settimane, se vi siete allenati in modo costante, eccetera, eccetera, vi consiglio di prendere una settimana di deload week, in cui diminuite il volume del 50% e diminuite il carico che sollevate del 50 al 70%. Concentrate bene a spingere bene con una forma ottima, non caricate troppo, pensate al movimento, pensate a far risanare i muscoli, il sistema centrale nervoso, eccetera, eccetera. Seconda cosa, ovviamente, se invece stavate provando a bruciare quel grasso degli addominali e state facendo cardio a intensità alta, state facendo cardio, la dieta, gli allenamenti, eccetera, 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 la cosa migliore da fare è prendersi un attimo una pausa da tutto. Ovvero, se stai a dieta da 6 a 8 settimane, anche lì ti conviene prendere 2 settimane di pausa. Sei rimasta a dieta, hai perso un po' di chili, adesso ti sembra che non riesci a perdere altri chili perché sei stanco, non sei motivato, oppure semplicemente il tuo metabolismo si è abituato alle nuove calorie. Io consiglio sempre, dopo 6 a 8 settimane di dieta, di prenderti 2 settimane in cui veramente pausi la dieta, ritorni a consumare le calorie pari al tuo mantenimento o anche al 20% al di sopra del tuo mantenimento. Così che in questo modo ridai al tuo corpo tutte le energie necessarie per 2 settimane, anche un break psicologico perché non penserai, oddio, devo stare a dieta, mangio poco, eccetera, eccetera. Darai un break al tuo fisico in termini di allenamento, eccetera, perché veramente riprenderai a mangiare, il tuo corpo ti sentirai meglio, praticamente, in fondo. Quindi consiglio questo, dopo 6-8 settimane di dieta, di fare 2 settimane in cui tornate ai vostri livelli di mantenimento e vedrete che poi dopo sarà più facile continuare la dieta. E soprattutto ritornerete a bruciare grasso, e metti che state in quella fase di stallo perché il vostro metabolismo si è abituato, appunto, voi lo riportate in alto dove stava ai suoi livelli naturali, ritmi naturali, e dopo 2 settimane di mantenimento, una volta che riscendete al di sotto delle vostre calorie di mantenimento, quindi ritornate in un deficit, riprenderete facilmente a bruciare grassi. E come ultima cosa, invece, è il fatto che se state facendo un sacco di cardio a intensità alta, veramente quella va a intaccare sul vostro recupero. Anch'io all'inizio, la prima volta che volevo veramente gli addominali, ho iniziato a fare tutto subito: dieta, scatti, allenamento intenso, eccetera, eccetera, eccetera. Invece dovete riposarvi a una certa. Quindi se state facendo troppi scatti a intervalli, se state facendo il cardio HIIT magari 3-4 volte a settimana per provare a bruciare grassi e vi sentite distrutti, vi sentite che avete bisogno di recuperare, eccetera, eliminate il cardio HIIT, il cardio intensità alta, perché questo va a intaccare il vostro recupero, soprattutto dopo gli allenamenti intensi. Cosa fare invece? Consiglio veramente di rimpiazzare il cardio HIIT con una semplice camminata o steady state lisse, uno steady state cardio. Andate, non so, a farvi una passeggiata fuori per una mezz'oretta, oppure se invece state in palestra, andate a camminare sul tapis roulant. Pendenza, camminata in pendenza per 30-40 minuti invece della sessione abituale di cardio ad alta intensità, e veramente noterai che se fai così per una settimana ripristinerai di nuovo tutto, ti ritorneranno le energie, darai un break ai tuoi legamenti, alla struttura corporea, ai muscoli, eccetera, 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 e ritornerai subito a fare dei gains una volta dopo. Quindi ragazzi, riassumendo il tutto, ho detto che se state sentendo veramente stanchi oppure state in una fase di stallo, non riuscite più a bruciare grassi, eccetera, 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 ci sono 3 cose maggiori da fare. Se vi state allenando in modo veramente costante, intenso, da 6, 7, 8 settimane, cosa migliore da fare è prendervi un deload week, in cui diminuite del 50 al 70%, diminuite il volume e il carico che sollevate. Seconda cosa da fare è invece un diet break. Se state a dieta da 6 a 8 settimane, fate un diet break
in cui praticamente dopo queste 8 settimane tornate a consumare delle calorie pari al 20% al di sopra del vostro mantenimento, così che riattiverete il metabolismo, sarà un break psicologico, aiuterà il vostro fisico a recuperare, eccetera, eccetera, eccetera. Terza cosa, vi state facendo un bordello di cardio, smettete di fare cardio, vi sembrerà un pochino, appunto, un po' una cosa alternativa, magari ci avete paura di farlo perché cazzo dovete bruciare grasso subito. Ragazzi, pazienza e costanza. Vi prendete queste 2 settimane di pausa, anche il cardio riducete oppure iniziate a fare steady state che non è così taxing, quindi non vi fa così sforzare, non è così, uno sforzo così grande sul vostro fisico. Per 2 settimane voi potreste pensare che perdete appunto queste 2 settimane di progresso, invece state dando al vostro corpo appunto un lungo respiro, una pausa ben meritata e vedrete che dopo 2 settimane, vi prendete 2 settimane di stacco, magari sì, riprenderete magari 1 chilo, eccetera, eccetera, ma una volta che ritornerete a dieta rinizierete a perdere tutto il grasso che volevate fare. Io più o meno ho fatto questo e per questo motivo ora sto riscendendo al sotto dei 74 kg, che è veramente la mia barriera, non riuscivo a sfondare, ora l'ho sfondata e voglio arrivare giù a 70 kg. Ragazzi, se state ancora vedendo il video, io vi voglio ringraziare tantissimo. Se vi piace, buttateci un like, non vi dimenticate. Voglio ringraziare tutti i nuovi iscritti, incredibile. Sono veramente contento di tutti i commenti che mi state lasciando positivi, ragazzi, stiamo creando una comunità super positiva. Io sono contentissimo, ma è tutto grazie a voi. Quindi se voi continuate a supportarmi, continuate a buttare like, continuate a commentare, io continuo a fare i video, provo ad aiutarvi anche, quindi qualsiasi domanda lasciatela nei commenti. Instagram rispondo ai direct message, lo sapete se ci avete già provato. Ragazzi, io non sarei qui se non fosse per voi. Quindi, detto questo, voglio ringraziarvi. Spero vi sia piaciuto il video. Noi ci vediamo nel prossimo. Ciao ragazzi.